Con questo video ritorniamo alla signora maga, oggi maga abbastanza fallimentare, della tua Trasporti Urbani Agrigento e della SAIS. Adesso vedremo le immagini, le prove in virtù delle quali questa signora maga dovrà aprire il portafoglio e pagare congrui risarcimenti per danno ambientale, per disastro ambientale al comune di Agrigento. Seguirà l'esempio di Claudio Lombardo, che ha danneggiato la città di Agrigento inventandosi che il mare di Agrigento era un disastro e danneggiando quindi l'immagine turistica di Agrigento alla RAI, Radio Televisione Italiana, cioè la TV di Stato. Grazie al rapporto con Angelino Alfano, Lombardo andò in RAI a raccontare una serie di balle e oggi deve risarcire il comune di Agrigento. Abbiamo una causa, io difendo il comune di Agrigento e adesso lo studio legale Arnone Principato, per conto del comune di Agrigento, lo consente la legge, citerà in giudizio la SAIS tua e soprattutto personalmente la signora maga per il danno che ha recato al fiume Agragas, alle campagne della Valle dei Templi e anche al mare agrigentino. State bene attenti perché vedrete quanta cialtroneria, corruzione e degrado morale vi è nelle azioni di questa signora, che per risparmiare 4 soldi, per riciclare le cacche e le urine degli autobus, dei passeggeri, per risparmiare 4 soldi, peraltro che la regione le paga, ha ritenuto di sversare nel fiume costantemente queste acque luride, anzi non sono acque luride, sono liquami luridi di natura chimica. Ma vediamo le prove del danno ambientale. Dico all'operatore di dare il via alle immagini dello sconcio. Quello che stiamo vedendo è uno dei pullman della SAIS che scarica i liquami, le acque putride contenute nei bagni dell'autobus in vasche realizzate abusivamente. E poi questi liquami vengono sversati nel fiume, così si risparmia il denaro del disinquinamento attraverso le imprese che sono abilitate a trattare liquami di questo tipo. Ecco cosa si fa: si prendono quei liquami che sono feci, urine e prodotto chimico che provvede a scioglierli e li si sversano nella Valle dei Templi, nel fiume Agagas. Il fiume poi porta tutto questo al mare e il mare, diciamo, non ne ricava beneficio. Ovviamente il mare di Agrigento è un mare ampio e la quantità di liquidi fognari è limitata. Il danno che si fa alla flora e alla fauna del fiume Agragas è molto maggiore perché il fiume è molto più limitato e quindi prodotti chimici sversati in questo modo provocano i danni che è facile poter intuire e immaginare. Poi il mare
diciamo, viene danneggiato, ma in modo molto inferiore. Tranquillizzo gli agrigentini, la legge impone il divieto di balneazione per ognuno dei due lati del fiume di 200 metri, per cui, diciamo, le porcate che fa la maga della Tua non vanno a danneggiare, grazie a questa precauzione, il bagno degli agrigentini, ma ovviamente sono porcate autentiche che non possono che ricevere le più severe delle sanzioni, tra cui quella della revoca del contratto. È venuto il tempo di togliersi da Agrigento una cancrena inquinante sotto ogni profilo ambientale ma anche morale, come questi signori della SAIS. Sto mandando via il procuratore capo di Agrigento Patronaggio, ma non in Sardegna. Dopo essere punito dovrà essere sospeso dal servizio, e tra breve si potranno fare le inchieste serie, come le inchieste sulla truffa da 80.000 euro di cui abbiamo parlato in un altro video, relativa alle situazioni dei trasporti nella sagra del mandorlo in fiore dell'anno 2019, quando il sindaco Firetto ha ritenuto di taglieggiare i turisti per fare fottere, derubare e truffare alla maga della Tua qualche cosa come 80.000 euro. Ma chi vuole può vedere l'altro video. Continueremo ad occuparci e voglio farvi rivedere, accompagnate dalla musica, le immagini della situazione ambientale inquinante che viene a realizzare con liquidi fognari trattati chimicamente e sversati nel fiume l'azienda Tua nel cuore della Valle dei Tembri. Diamo di nuovo luogo al video.